ragazzi a questo nuovo video dello Shibuya Caffè. Oggi voglio parlarvi di un artbook. Come avrete letto dal titolo, parliamo di un artbook di Hanako-kun, manga che sta uscendo in Italia. Perché ho comprato questo artbook? Perché, e qui ringrazio il canale di Sorin, che aveva condiviso su Instagram un link su Amazon per andare a comprare l'artbook di Hanako-kun. Era una super offerta, cioè un artbook che costava più di 30 euro venduto a 7 euro, poi ovviamente Amazon spesa di spedizione gratuita. Eccolo qua, 35 dollari negli Stati Uniti e 44 dollari canadesi. Quindi più o meno adesso il cambio euro-dollaro è circa 1 a 1, o poco più o poco meno, quindi un artbook che costava circa 35 euro venduto a 7 euro. E voi capite che gli artbook da avere sono molto molto belli. Allora, intanto questo è un artbook che, come potete vedere, ha una sovracoperta, quindi la sovracopertina qui e la sottocopertina che è questa e la retro è questa qui, fatta così, edito dalla Aidalro Illustration, mentre invece la sovracopertina, lo possiamo vedere nel dettaglio, ha questi dettagli oro sbrilluccicosi, adesso non so se si riescono a vedere, giro un po', e questa copertina molto carina e questo retro di copertina. Non ci sono di grossi testi, quindi si parte subito con le illustrazioni, ve ne faccio vedere qualcuna, insomma ve le faccio proprio vedere un po' così a caso, classico illustration book, insomma sono è un artbook, quindi contiene dei semplicissimi disegni che secondo me, per essere costato 7 euro quando ne costava 34 o giù di lì, secondo me è un'ottima cosa. Adesso magari non ve lo faccio vedere tutto come avevo fatto con l'artbook di Fire Force, però insomma vedete che c'ha dei discreti disegni, adesso ve ne faccio vedere qualcuno così, molto molto carini. Poi si va verso la fine, dove ci sono invece delle immagini un pochino più ritagliate, con lo sfondo bianco, per finire a delle immagini in bianco e nero che sono più riguardanti il manga. Vi faccio vedere anche questo, dove fanno vedere delle vere e proprie tavole, ecco, mentre invece prima sono dei disegni già anche colorati, quindi quando non c'è un anime, quindi ti può far immaginare come verrebbe colorato, siccome il manga è in bianco e nero, l'anime invece è a colori, quindi l'anime ti può dare quell'idea del colore di come sarebbe il manga, no? Perché alla fine nel manga noi come ce li immaginiamo? I capelli biondi sono disegnati bianchi, mentre invece i capelli neri sono riempiti, sono neri. Ma se uno avesse i capelli blu, come faresti a definirlo? Questo lo definisci sulle copertine, ok? O lo definisci sulle copertine, oppure lo puoi definire con un artbook. A meno che non sia già stato fatto un anime, che allora lì è un po' diverso, però di sicuro di Hanako-kun, devo dire la verità, mi piacciono molti colori, perché ci sono tutti questi colori molto scuri, molto cupi, e quindi questi un pochino mi affascinano, devo dire la verità. Non l'ho acquistato Hanako-kun come manga, penso che non lo acquisterò mai. Comunque ho notato che ci sono sicuramente delle ottime cose su Amazon, vengono fatte spesso delle variant, spesso delle edizioni speciali, delle limited edition e così via,
E quindi probabilmente magari in qualche altro paese tipo Francia, Germania è anche un manga che va molto. Io mi limito e penso che mi limiterò ad aver preso questo artbook che, ripeto, per 7 euro ci sta tutto. Bene ragazzi, questo era un video corto dove volevo farvi vedere questo artbook e consigliarvi di tenere d'occhio Amazon perché magari può essere che questo artbook tornerà disponibile. Magari non proprio 7 euro, però chi lo sa, se ne hanno venduti comunque pochi, se tornerà disponibile, magari sarà di nuovo acquistabile a, non so, 20 euro, che sono già meglio di 34. Oppure magari riscenderà comunque il prezzo. Ricordatevi che su Amazon voi potete prendere delle cose, degli oggetti, metterli nel carrello, salvarli per dopo, così li togliete comunque dal carrello e ogni tanto Amazon tende ad abbassare i prezzi, a volte di pochi centesimi, a volte anche di un po'. Quindi abbiamo detto che questo video finisce qui. Un saluto dallo Shibuya Caffè, un saluto da Chris, un saluto da questo bel artbook. Vi consiglio di comprarlo e noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente vi consiglio di comprarlo se siete dei fan o se lo ritrovate a 7 euro, perché io a più di 7 euro mi sa che non l'avrei mai preso.